Rita Dalla Chiesa criticata perché parla troppo di Frizzi. Cancelletto Rita Dalla Chiesa si è trovata al centro di alcune polemiche per aver parlato troppo nei programmi televisivi del compianto presentatore Cancelletto Fabrizio Frizzi. Il dolore della conduttrice è evidente, ma forse alcuni non hanno apprezzato il fatto che parlasse troppo di Frizzi, avendo quest'ultimo anche una moglie, Carlotta, e una figlia. Una pioggia di critiche si è abbattuta sulla conduttrice, al punto da farle pensare persino di abbandonare i social dove è stata aspramente giudicata. In fondo Rita non ha fatto altro che esprimere il suo dolore per la scomparsa di un uomo con il quale ha condiviso molti anni della sua vita, mostrandosi anche molto vicina alla vedova del presentatore e alla figlia Stella, di soli 5 anni. Dopo aver apostrofato chi l'ha criticata chiamandolo caffone e persona in malafede, la conduttrice ha manifestato l'intenzione di bloccare su social tali utenti, che non fanno altro, a suo dire, che sporcare una pagina dove scrivono persone per bene. Il feroce attacco della Dalla Chiesa è forse preludio alla chiusura della pagina? Non è la prima volta che qualcuno decide di lasciare i social, sopraffatto da critiche insostenibili. Rita Dalla Chiesa contro coloro che distorcono la verità. Secondo la Dalla Chiesa, le critiche rivoltele sui social non avrebbero altro intento che quello di distorcere la realtà dei fatti. La conduttrice ha apostrofato gli utenti che l'hanno giudicata, definendoli bruttissima gente. Inoltre, la presentatrice ha scritto un commento su social, dicendo di stare pensando di ritirarsi dai social, probabilmente questa è l'unica soluzione possibile per zittire le male lingue che la stanno ferendo in questo periodo. Anche oggi la presentatrice, in barba ai dissenzienti, è ritornata sull'argomento della morte di Fabrizio Frizzi, in un'intervista al Libero. La donna ha confessato, nel rispetto della vedova e della figlia, che la scomparsa del presentatore l'ha devastata. A parte il dolore, ormai evidente, della Dalla Chiesa, quest'ultima si sta dedicando alla conduzione di un nuovo programma dal titolo Ieri, Oggi e Italiani, in onda in seconda serata su Rete4. Rita ha affermato di recente di aver consolidato un rapporto di profondo affetto anche nei confronti della vedova di Frizzi, fino a sentirsi una sola famiglia con Carlotta e la bambina. Dunque, per chi come lei ha un animo pulito, non resta che farsi scivolare addosso le critiche. Cancelletto morte Fabrizio Frizzi.